L'arte di fare costumi, oggetto già dal 2018 di alcuni laboratori sartoriali tecnologicamente molto avanzati che si tengono a Prato. Ma non è tutto. Dalla realtà virtuale in tempo reale all'animazione, siamo andati a scoprire la rete a supporto delle produzioni cinematografiche che scelgono come set la Toscana. La Toscana Film Commission vuole accogliere qui le produzioni che scelgono la nostra regione per girare le loro storie. Abbiamo pensato di creare una rete di manifatture in una serie di città della Toscana, sempre seguendo le loro vocazioni. Adesso, oltre alle manifatture digitali di Prato, abbiamo le manifatture digitali di Pisa, dove si lavora sulle nuove tecnologie e lì impariamo a trattare l'audiovisivo con tutti i mezzi tecnologicamente più avanzati. Presto si uniranno a Prato e a Pisa anche Pistoia, dove lavoreremo con le scenografie, e Siena, dove lavoreremo sulla scrittura per il cinema e sui suoni sempre, sulla musica per il cinema e l'audiovisivo insieme all'Accademia Chigiana. Qui a Prato ci dedichiamo ai costumi, siamo nel cuore di un distretto tessile, c'è moltissimo sapere. Qui è facile trovare eccellenti competenze nel campo sartoriale e dunque abbiamo lavorato a creare dei meravigliosi costumi. Questi che vedete accanto a me sono della fiction Leonardo, che andrà in onda adesso e che ci porta ai costumi del Cinquecento, meravigliosi, arricchiti di ogni dettaglio, di gioielli, di finiture, e sono il frutto del sapere dei grandi costumisti. Persino Game of Thrones ha scelto tutti i tessuti per realizzare i costumi di quella famosissima serie qua a Prato. Gli obiettivi di queste nostre manifatture sono quelli di accogliere il cinema, di creare dei nuovi mestieri, dove si può imparare per esempio che cosa significa fare un prodotto di animazione. In questi spazi, infatti, c'è anche un'area dedicata ad accogliere le produzioni di animazione. Vogliamo costruire qui a Prato un teatro di posa, che abbia una parte per la realtà virtuale in real time. In questa formula misteriosa si raccoglie un po' il futuro del cinema, che avrà sempre bisogno di bellissime ambientazioni, ma anche di poter lavorare col digitale e così anche di tante persone che sappiano adoperare le tecniche del digitale. Dunque, accanto al nostro super teatro di posa in realtà virtuale avremo un campus, dove fino a 250 giovani potranno imparare a lavorare con queste tecnologie e trovare un lavoro in questo settore. La risposta del Nord.